Missioni mai viste, personaggi inediti mai visti. Cosa stai facendo? Una rapina! Capiti che mi devo andare a comprare i biscotti al cioccolato che mi piacciono tanto. Michael, chi è questa signora? Sua sorella ha perso l'auto. Sua sorella? Cosa? Questa è la... Michael è tua sorella! Prima d'ora non si era mai vista la sorella di Michael su GTA. Come facciamo a recuperare la Maserati della sorella di Michael con tutte queste gang qui? Con Franklin se deve fidanzarsi, Michael se deve sposarsi. E di distrarre, cerca di distrarre Franklin! Ciao pagliacci e pagliacce, qua è Omega e benvenuti tutti in questo nuovo video. Non è un nuovo video qualsiasi, ma è il primo video che apre questa nuova serie su GTA. Che tra l'altro, devo dire la verità, ho preso spunto grazie ad alcuni di voi che mi hanno consigliato qualcosa. Però di base avevo già un mente idea, quindi ragazzi, ho combinato una cosa epica. Questa serie, ragazzi, è una serie un po' simile alla classica vita reale, ma non è la vita reale, ve lo dico subito, ma è una nuova serie simile, per cui ci saranno i tre nostri protagonisti preferiti, torneranno a Los Santos per devastare tutto in missioni segrete, missioni mai viste, personaggi inediti mai visti, e già oggi nel primo episodio ne vedremo uno, macchine nuove, rubate, insomma ragazzi, di tutto e di più. Proprio per questo GTA 5 DLC si chiama la serie e la storia, ragazzi, continua. Ovviamente è inventata da me questa storia, mi sembra ovvio. In descrizione, ragazzi, trovate il link per le nuove maglie della vita reale da calciatore. Quindi non la classica maglia, quella che ho io addosso, questa qui. No, ragazzi, è un'altra maglia. Ci sono felpe e maglie in edizione limitata. Sono state aperte oggi, sono state create oggi. Quindi in descrizione trovate il link. Andate a prenderle perché sono stupende. Quindi passateci e dateci un'occhiata. Ovviamente vi ricordo che se volete essere salutati nei prossimi video, venitemi a seguire su Instagram che lo trovate qui e in descrizione. Potete vedere spoiler sulle nuove serie, i nuovi video e anche essere salutati da me. Per cui vi aspetto, mi raccomando. E adesso ragazzi, se siete abbastanza gasati, iniziamo la nuova serie. Mi raccomando, supportatela perché ci tengo tantissimo. Bene sì ragazzi, vi do il benvenuto nella GTA 5 DLC Mod Storia, se la vogliamo chiamare così, o semplicemente nel DLC della storia, ragazzi, dove la storia continua. Come vedete siamo Franklin, da quanto tempo? La cosa che... oddio, perché sto in mezzo ai cespugli? La cosa che caratterizzerà, ragazzi, questa storia sarà assolutissimamente la grafica bomba ultra in 4K. Infatti, come vedete, la grafica che c'è sempre stata nei miei video non è la grafica normale di GTA, ma una grafica moddata con mod migliori, saturazioni alzate, ombre abbassate o alzate in base a come è il tempo. Quindi, ragazzi, sarà veramente una serie bomba. E io per questo primo video vi chiedo di mettere tantissimi mi piace, di supportarli. Ve lo chiede anche Franklin. Franklin, diglielo. Guardatelo, ma che naso enorme c'ha Franklin, porca miseria. Che ovviamente nei commenti dovete dirmi tutto quello che vorreste vedere, missioni, rapine, ma tutto quello che volete vedere. Bene, direi che iniziamo bene la giornata. Oddio Franklin, cosa stai facendo? Una rapina. Oh, dammi soldi. Ho detto dammi soldi. Allora, forse non ci siamo capiti. Dammi soldi. Ecco, vedete ragazzi, così si sa ragionare. Si ragiona benissimo. Dammi soldi, muoviti che mi devo andare a comprare i biscotti al cioccolato che mi piacciono tanto. Oh, no, vendi Magnum. Ragazzi, questo vende i Magnum. No, allora scusa, ma dico, frate, i biscotti al cioccolato? No, tu non ce l'hai i biscotti al cioccolato. Muoviti, ho bisogno dei biscotti al cioccolato. Non ti sparo perché sei una brava persona. E non vendere i Playboy ai ragazzini, che poi c'è gente come Ronaldo Junior che se li compra. Sì, bravo, scappa. E adesso scappa anch'io. Guardate ragazzi, la polizia nemmeno si è degnata di venirmi a seguire. Non ci credo, raga, epico. Bene, allora, vediamo che ora è. Abbiamo fatto la nostra rapina mattutina, sono le 14:28. No, c'ho mezz'ora. Voi dite, mezz'ora per cosa? Devo andare a casa di Michael, perché ragazzi, ovviamente ci dobbiamo incontrare tutti, io, Michael e Trevor. E c'è anche una sorpresa. Oh, un taxi. Oh, mi porti a casa di Michael, per favore? Grazie. Sì, forse abbiamo sbagliato a uscire in auto. Sono le 15:09. Vabbè, dai ragazzi, 10 minuti di ritardo. Si apre il cancello? No, devo pure suonare. Vabbè ragazzi, scavalco alla vecchia maniera. Non me ne frega niente, non c'ho voglia di suonare. Vai Franklin, scavalca. Grande. Ok ragazzi, entriamo in casa di Michael, dato che abbiamo
diamo l'appuntamento con lui. Non pensate a male, perché raga, finché suono quella sorda di Amanda Tresi mi aprono il portone, ci passa una giornata intera. È permesso, Michael? Chissà che cosa ci vuole proporre Michael stato, ragazzi. Ha detto urgentemente dobbiamo andare a casa sua. Buongiorno, ciao Mike, ciao Trev, tutto bene? Ciao Tresi. Momento raga, ma non è Tresi questa. Ragazzi, allora, situazione. Questa qui non è Tresi, ma le assomiglia molto. Michael, chi è questa signora? Cioè, abbastanza vecchia, se vogliamo dirlo così. Dato che in questa serie impersonificheremo tutti i personaggi, quindi Michael, Trevor, i rispettivi, dai parenti, vi faccio uno spoiler. Per cui, ragazzi, ancora non ho capito bene cosa sta succedendo. Michael, cosa succede? Trevor si sta disperando perché dice che non ha voglia. Ma voglia di cosa? Michael ci sta spiegando che sua sorella ha perso l'auto. Sua sorella, cosa? Questa è la... Michael è tua sorella. Tu saresti la sorella di Michael. Ecco perché somiglia molto a Tracy, ragazzi. Cioè, le somiglia un po'... Più che altro i lineamenti del viso. La sorella di Michael, che si chiama Michelle, ha detto che qualcuno le ha rubato l'auto mentre lei era a fare la spesa al supermercato. Ma ragazzi, prima d'ora non si era mai vista la sorella di Michael su GTA. Ecco perché, ragazzi, si chiama GTA 5 DLC Storia. Ecco la nostra prima sorpresa. E preparatevi che di parenti ne vedremo tantissimi e vedremo di tutto e di più. Poi ovviamente voi nei commenti ditemi tutto quello che vorreste vedere, io cerco di accontentarvi in rapine moddate, missioni moddate, missioni strafighissime, insomma. E perché devo farlo io che sono il tuo fattorino? Vabbè, dai ragazzi, facciamogli sto favore, anche perché sembra una brava signora. Andare da solo veramente? Dai, no, fammi venire Trevor insieme. Dai, Trevor, vieni insieme. Michael ci ha detto che ci ha fatto venire qui per un altro motivo, perché dobbiamo ideare un nuovo piano per il prossimo video, va bene? Allora ragazzi, è deciso, vado, sì, vado, vado. Quindi ora cosa succede? Io andrò a recuperare l'auto di Michelle, ragazzi, la sorella di Michael, che almeno spero mi dica grazie. Infatti non so come ci arriveremo lì, da prenderemo un altro taxi. E Michael e Trevor intanto ha detto che stanno pensando al nuovo piano che dobbiamo fare. Quindi siccome ragazzi nel prossimo video si prospetta qualcosa di ancora più figo di questo, io vi auguro sinceramente di mettere mi piace, iscrivervi al canale e di commentare. E il cancello non si apre. Michael, sto cancello di merda. Ma lo giuro che glielo butto giù un giorno. Bene ragazzi, a quanto pare dovremmo tornare in un posto a noi molto familiare. Ovvero, bene ragazzi, come avete visto si sono fatte le 18:41. Tempo di arrivare fino a qua non è stato per niente facile. E il punto è che devo recuperare quest'auto, ok? E devo cercare di non farmi vedere dalle gang, soprattutto dai ballas che girano in questa zona, se non ricordo male. A questo punto, ecco, vedete ragazzi, devo cercare di non farmi vedere in faccia, perché sennò mi riconoscono. E a questo punto devo cercare di non dare sospetti e dobbiamo anche trovare questa Maserati da qualche parte. Devo dire che finora, ragazzi, non ne ho vista manco di una. Ci sono un bel po' di persone, ed è questo proprio quello che temevo di dover affrontare. C'è un furgone che sta andando via, forse è meglio che vada via, perché ragazzi non sappiamo bene chi possa sbucare da là dentro e quante persone ci siano. Però io per il momento, ragazzi, non vedo nessuna Maserati. L'unico posto che potrebbe essere è qui, perché qui è, diciamo, la parte più protetta di tutta Grove Street. Infatti ragazzi, guardate, è una Maserati. La sorella di Michael, ragazzi, forse riavrà indietro la sua auto. Piano. Ok ragazzi, finora non ci hanno visto. Sì ragazzi, è proprio una Maserati verde. Il problema è, come facciamo a recuperare la Maserati della sorella di Michael con tutte queste gang qui, con tutte queste persone? Voglio dire, non ci sono molte chance. Mettetevi pronti, perché Franklin sta per fare la pazzia del secolo. Voglio che mi diciate se Franklin si deve fidanzare, se Michael si deve sposare, se deve divorziare, che rapine devono fare, cosa devono rubare. Tutto ragazzi, perché sarà una serie strabella. E Franklin, vai, vai, vai. Ok ragazzi, non so quante gang ci sono, vai. Cerca di distrarre, cerca di distrarre Franklin. Oddio, no, ragazzi, sono troppi. Ok ragazzi, la situazione non mi piace per niente. Dovrei svignarmi da presto. Oddio. Oddio, che cosa? Ma avete visto quanti erano, ragazzi? Io spero solo che non mi inseguano. Scappa Franklin, scappa. Madonna ragazzi, quanti erano? Erano minimo 20, sicuri. Erano minimo 20-25 persone che stavano cercando di spararci addosso. Franklin, dovremmo scappare alla velocità della luce, come sta guidando. Contromano, tra l'altro, vai, guida bene. Ragazzi, rechiamoci subito a casa di Michael, perché la situazione è veramente disperata. Erano 25 persone. Direi che come prima missione piccola
Ci sta benissimo, abbiamo rischiato il culo per 10 secondi. Cancello me l'ha aperto, solo che entravo con la Maserati della sorella di Michael. Vabbè dai ragazzi, oh ecco, sono qui fuori. Che ce l'abbiamo fatta ragazzi, pensavo di non potercela fare a Grove Street. Oh cacchio, Franklin, hai rimediato due spari, tutto ok? Ecco, ora si iniziano a vedere un po' gli effetti della sparatoria. Franklin, forse dovresti andare in ospedale o farti vedere. Michael, non chiedermi mai più una cosa del genere. Michelle, tieni quella la tua macchina. Ragazzi, Franklin ha rimediato uno sparo alla spalla, da dietro, uno al fianco. Ma Franklin, dai, non è grave, non ti abbattere così. Mi sono dannato l'anima per prendere l'auto a sta scema della sorella di Michael. Ragazzi, attenzione, il nostro trio è finalmente riunito. Io sto fumando un sigarettone, Michael ci sta già dicendo il piano per il prossimo video, di cui ovviamente non posso spoilerarvelo, ragazzi, ma potete dirmi nei commenti quello che vorreste vedere, se vi è piaciuto il video. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto il video, un bel pollice in su, perché il trio è tornato, sono tornati allo Santos, pronti a devastare, rubare e commettere le peggio cose rapine, chi più ne ha più ne metta. Quindi mi raccomando raga, commentate se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdere i prossimi episodi della GTA 5 DLC storia, che sarà una storia veramente emozionante, che nessuno ha mai visto ovviamente. Bene, io vi ringrazio ancora per la visione ragazzi, vi chiedo di supportare questa nuova serie tantissimo, veramente tanto, perché potrebbe diventare la serie che vi piace di più. Vi ricordo che in descrizione trovate le maglie uscite oggi in edizione speciale della vita reale da calciatore, link in descrizione. Vedrete anche le mie stories su Instagram, e sempre di Instagram ragazzi, se volete venire a seguirmi potete seguirmi, se volete essere salutati da Franklin in tutti i prossimi video mi raccomando, vedete qui, venitemi a seguire. Ci siamo, ormai la giornata è finita, dopo aver rimediato due colpi di pistola direi che ci è andata abbastanza bene. Come gozzo ragazzi, e se beccamo al prossimo video, ciao!